Grazie Presidente. Abbiamo passato le ultime 2 ore a discutere, o meglio, ad accettare le critiche rispetto a un testo di delibera di indirizzo che per alcuni poteva essere una mozione. Adesso stiamo discutendo una delibera che rispetto a quella delibera di indirizzo che abbiamo presentato prima è praticamente come se fosse un ottavo. Vabbè. Fatta questa premessa, la critica che ci viene fatta è che i due strumenti fondamentalmente aggrappano o comunque hanno una direzione differente. Allora qualcuno ci dovrebbe spiegare come mai il ministro Costa, all'interno del Ministero dell'Ambiente, la prima cosa che ha fatto per far vedere concretamente, per dare l'esempio rispetto alla campagna Plastic Free che ha lanciato a luglio, è stata quella proprio di inserire, di mettere dei contenitori per l'acqua biofiltrata all'interno del Ministero. Ha regalato anche dei contenitori, adesso mi sfugge il nome, delle borracce a tutti i dipendenti, i quali appunto agevolmente vanno, così come io ho visto essere presente anche all'interno degli uffici della Camera, vanno in questi distributori e riempiono esattamente come ha detto la consigliera Celli. Rispetto alla delibera che presenteremo noi, quindi io vorrei capire, visto che la nostra delibera in qualche maniera adotta la campagna del Ministro, quale sarebbe la differenza solo se dovessimo considerare questo aspetto? Ma non c'è solo questo aspetto in quella delibera, perché è uno strumento che in maniera organica mette a disposizione dell'amministrazione capitolina una serie di attività che vanno verso la riduzione dei rifiuti, verso la riduzione di quello che è la pratica dell'usa e getta, per cui, no, la possibilità di fare l'indirizzo, di fare dei bandi per avere delle forniture senza le sessioni di commissione sospese per la nuova definizione dei componenti di una commissione. Però ecco, voler ogni volta trovare un pretesto, un espediente per poter accusare questa maggioranza di essere contraria rispetto a delle attività che sta tra l'altro portando avanti, mi sembra veramente. No, per carità, poi domani potrete dire che noi siamo contrari all'acqua pubblica, che non abbiamo. Beh, tanto sappiamo che fate sempre così, però poi alla fine la verità è un'altra. Vi abbiamo chiesto semplicemente, no, di ritirare questa delibera perché la nostra era più strutturata, era più organica, comprendeva una serie di attività che mettevano al sistema tutto quello che significa il fatto di andare verso una forte riduzione, dimostrando dal pubblico che questa cosa può essere fatta. Poi fate un po' quello che volete, questo è quello che vi abbiamo detto in commissione, mi spiace doverlo ripetere anche qui, magari lo faccio a vantaggio dei consiglieri di maggioranza che non sono in commissione ambiente. Grazie.